Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del TG Max. Uno sciame sismico come quello dell'Aquila poteva essere precursore di una forte scossa di terremoto. E in sintesi il significato della testimonianza di Vladimir Kosobokov resa nel corso della 16ª udienza del processo alla Commissione Grandi Rischi che si è tenuta oggi al Tribunale dell'Aquila. I 7 componenti dell'organo consultivo della Presidenza del Consiglio, riuniti nel capoluogo regionale il 31 marzo del 2009 in pieno sciame sismico 5 giorni prima del tragico terremoto, sono accusati di aver compiuto analisi superficiali e di aver dato false rassicurazioni agli aquilani, dicendo ai cittadini di non adottare le precauzioni tradizionali come quella di uscire di casa dopo una forte scossa. L'esperto russo all'interno della comunità scientifica viene ritenuto essere un grande oppositore di Enzo Boschi, già presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e uno dei 7 imputati di questo processo. Dopo Kosobokov sono continuate le testimonianze di parte civile davanti al giudice Marco Billi, con l'ascolto di alcuni familiari delle vittime che, come in molte udienze precedenti, hanno evidenziato che l'ascolto di alcuni, che il loro atteggiamento di allerta verso il sisma mutò dopo le rassicurazioni della Commissione. 3 cittadini rumeni, 2 di 26 anni e uno di 34 residenti nel Modenese sono stati arrestati a Chieti dagli agenti della squadra mobile della Questura e della Volante con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo nei pressi della stazione ferroviaria di Chieti Scalo, i poliziotti hanno notato i 3 entrare e uscire da 2 diversi bar della zona, come se fossero in attesa di incontrare qualcuno. In seguito alla perquisizione della loro auto, dentro la fodera di un giaccone poggiato sul sedile posteriore, gli agenti hanno trovato 10 panetti di eroina per un totale di poco più di 5 kg. La droga, del tipo brown sugar e con un elevato grado di purezza, avrebbe fruttato, una volta immessa sul mercato, in dosi circa 250.000 euro. Risiedevano in Argentina, ma venivano in Italia solo per prendere la pensione sociale. Denunciati 5 anziani di età compresa tra 70 e 87 anni. La loro età varia da 70 a 87 anni. Sono tutti residenti in Argentina, emigrati partiti dall'Alto Vastese. In 5, arzilli anziani, facevano rientro in Italia al solo scopo di acquisire la residenza per beneficiare dell'assegno sociale dell'INPS. Poi se ne tornavano tranquillamente in Sud America. Con l'accusa di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, 5 anziani di Fraine sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Vasto dai carabinieri di Castiglione Messermarino e della compagnia di Atessa. L'entità degli assegni accreditati ogni mese era di circa 600 euro. Da anni residenti in Argentina, sottolinea il luogotenente Roberto Spano, tornavano a Fraine, il loro paese di nascita, al solo scopo di acquisire la residenza per poi percepire l'assegno sociale previsto dall'articolo 3,6 della legge 335 del 95, che veniva versato su un conto corrente in Italia, pur vivendo nel paese sudamericano. La normativa prevede la sospensione dell'assegno in caso di permanenza all'estero per un periodo superiore ad un mese. Decorso un anno dalla sospensione, le sedi competenti dispongono poi la revoca del beneficio. A Lanciano il nuovo piano regolatore della città è già pronto per una variante. Il Consiglio Comunale ha approvato durante la scorsa seduta a maggioranza il documento di approfondimento della variante al PRG. Il nuovo piano regolatore della città di Lanciano, approvato a novembre scorso all'unanimità dall'assise civica, è già pronto per una variante. La giunta Pupillo lo aveva annunciato proprio in quella sede e a pochi mesi di distanza il Consiglio Comunale ha approvato, stavolta a maggioranza, il documento di approfondimento della variante al PRG. È un documento che contiene indicazioni generali per rispondere in particolare a 3 esigenze emerse nel dibattito pre e post approvazione del piano regolatore. Dichiara a margine dei lavori d'assemblea il consigliere comunale e segretario cittadino del PD, Leo Marongiu. Le emergenze sono agevolare la realizzazione delle previsioni insediative, facilitare interventi nel centro storico e semplificare i meccanismi di perequazione. Inoltre, il documento cerca di trovare soluzioni alle criticità espresse in merito al PRG dalla provincia di Chieti nella conferenza dei servizi del 20 ottobre scorso.
plaudi al lavoro svolto fin qui il segretario cittadino del Partito Democratico. Marongiu si dice soddisfatto per la velocità e la puntualità con cui l'amministrazione comunale e le forze di maggioranza, centrosinistra e polo civico, si stanno muovendo nella politica urbanistica. In sede di elaborazione, conclude Marongiu, non mancherà il confronto nelle sedi istituzionali con quelle forze di minoranza che hanno comunque mostrato attenzione verso i contenuti espressi nel documento di rilancio del piano regolatore. Il gruppo abruzzese Acqua Bene Comune parteciperà al Forum Alternativo Mondiale dell'Acqua che si svolgerà a Marsiglia. Ai vari workshop sarà presentato il progetto per la bonifica della discarica di Bussi elaborato da studenti della Facoltà di Architettura della D'Annunzio. Esiste un Forum Mondiale dell'Acqua, ma ne esiste anche un altro alternativo, denominato proprio così, Forum Alternativo Mondiale dell'Acqua. Alternativo perché intende mettere al centro del proprio impegno i cittadini e non le istituzioni e le multinazionali che di concerto continuano a perseguire fini meramente speculativi, a danno della collettività. È con questo spirito che l'Abruzzo sarà rappresentato dal WWF e dal gruppo Acqua Bene Comune Alfame 2012, il forum alternativo che si svolgerà a Marsiglia. Ce ne parla Elisabetta Vespasiani. Parliamo di comitati, però parliamo anche di forum, cioè di un insieme di persone, associazioni, cittadini, partiti e quant'altro che sta lottando, che comunque sta facendo delle azioni e sta facendo dei progetti per arrivare a determinati obiettivi. A Marsiglia andremo dal 14 al 17 marzo per il Forum Alternativo Mondiale dell'Acqua, che si mette in parallelo con il Forum Mondiale dell'Acqua, quello organizzato dalle multinazionali e quello istituzionale. Ok, noi siamo fuori il forum perché pensiamo che l'acqua è di tutti, dei cittadini e non solo delle multinazionali, e soprattutto non delle multinazionali, poiché è un diritto umano universale. Al Forum Alternativo di Marsiglia il gruppo non condividerà soltanto l'azione collettiva per la tutela dell'acqua come bene comune, ma sarà al centro dell'attenzione generale perché presenterà un ambizioso progetto. È vero che siamo qui oggi proprio per presentare un progetto che si è fatto sulla la discarica di Bussi, che sappiamo che è una delle discariche più inquinate e inquinanti d'Europa. E ci sono dei ragazzi dell'università che ci stanno lavorando su, quindi c'è movimento, ci sono proprio energie che si stanno muovendo per arrivare all'obiettivo molto alto di comunque far capire che l'acqua è di tutti e che non ci può essere fatto profitto e non può essere sfruttata e non possiamo essere sfruttati noi. Il gruppo consigliare di Futuro e Libertà Pescara presenta un esposto in procura sulle spese del Comune per il titolo di Città Europea dello Sport 2012. Un esposto in procura per fare chiarezza sulle spese sostenute dall'amministrazione comunale per il titolo di Pescara Città Europea dello Sport 2012, costato fino ad ora 110.000 euro. Lo ha presentato il gruppo consigliare di Futuro e Libertà al Comune di Pescara, non avendo ricevuto la documentazione più volte richiesta. Contestualmente, insieme all'Italia dei Valori, è stata avviata una raccolta firme per far partire anche una commissione d'inchiesta. Il capogruppo FLI, Massimiliano Pignoli. Vogliamo sapere, in questo momento storico, ma anche se non lo fosse stato così, come vengono spesi i soldi dei contribuenti, carta per carta, documento per documento, fattura per fattura. Per il capogruppo FLI 110.000 euro sembrano davvero eccessivi, quando per lo stesso titolo una città come Firenze ne ha spesi 1.900. Non è un fatto personale contro il sindaco, ci mancherebbe altro, ma è un fatto legato a lui in qualità, perché lui è rappresentante legale del comitato organizzatore e dell'intero organo collegiale, perché è chiaro che il sindaco si fa forte di un indirizzo che poi dà l'intero organo collegiale, per cui poi ogni componente si dovrà assumere la responsabilità di questi atti che non sta fornendo a un consigliere comunale che ne ha diritto e facoltà. Siamo alla pagina dello sport, il calcio, il Lanciano perde nel recupero con il Piacenza. Dopo il gol del rossonero Pavoletti, i piacentini rimontano e nei 10 minuti finali assestano il colpo del KO. Vediamo. Non è ancora pronto il servizio, mi dicono dalla regia, allora passiamo alla seconda divisione e vediamo la scheda avversa l'Aquila.
Vince e domina la Versa che supera 2-0 l'Aquila lasciandosi alle spalle il periodo negativo. Romaniello ridisegna l'11 di partenza inserendo Castaldo al posto di Campanella, Zolfo per Marano e Signorelli a destra in luogo di Petaggine. Novità in attacco con Pisani prima punta. Dall'altra parte Gianni lascia in panchina Carcione e Cunzi affidandosi all'esperienza di Capparella e Giglio. Ottimo approccio dei Granata che al secondo vanno vicinissimi al vantaggio. Angolo di Crieco, stacca Pisani e grande intervento di testa che salva in tuffo. La Normanna spinge sull'acceleratore e trova il gol, con Greco che si accentra dalla sinistra, tiro a giro e palla in rete. Abruzzesi storditi e incapaci di reagire, i Granata ci credono e raddoppiano al minuto 33, bordata da fuori, respinta incerta del portiere e tap-in di Pisani. Per un primo tiro rosso-blu bisogna attendere fino al 44esimo, quando Capparella da fuori area mette i brividi con una volée leggermente imprecisa. Due di recupero e tutti negli spogliatoi. Ad inizio ripresa Piccioni rileva Prete e l'Aquila si spinge in avanti alla ricerca di un gol che possa riaprire i giochi. Al quarto la palla buona capita sui piedi di Giglio che scattato sul filo dell'offside si ritrova solo davanti a Grandianiello, ma l'uscita del numero 1 è provvidenziale. Dall'altra parte contropiede non sfruttato da Grieco che svirgola ad ottima posizione. Il nuovo assetto tattico apre molti spazi ai padroni di casa che tuttavia rischiano all'11esimo su una staffila di Capparella respinta dall'attento Grandianiello. Si rivede la compagine di casa con il neo entrato Varriale il cui tiro sorvola la traversa. Gianni perde Giglio per infortunio proprio mentre stava per entrare Viancunzi. Dentro Colussi e rimonta praticamente impossibile anche se Varriale si divora il 3-0 a tu per tu con testa. Piccioni perde la testa e lascia i suoi in 10. Calcio a Zolfo, Pairetto se ne accorge ed è rosso diretto. Petaggine rileva Pisani e va in gol all'85esimo, ma il collaboratore dell'arbitro segnala un offside. 5 di recupero e poi tutti a casa. La Versa ritrova il sorriso, l'Aquila da rivedere. Nella seconda divisione di Lega Pro si è giocata oggi la 32esima giornata. Abbiamo appena visto che l'Aquila ha perso sul terreno della Versa Normanna. Successo in trasferta invece del Chieti con un gol di Fiore e Spugna Isola Liri. Battute dal resto casalinghe per il Giulianova, battuto dal Melfi per 2-0 e per il Celano sconfitto per 1-0 dal Fano. Ora dalla regia vediamo come è andata la partita Lanciano-Piacenza. Virtus Kamikaze, con 10 minuti di follia che compromettono partita, ambizioni, prospettive e buona parte dei sogni futuri in un recupero maledetto, difficile da dimenticare. Al Biondi passa il Piacenza dell'ex Francesco Monaco che con due tiri in 90 minuti trova altrettanti gol rimontando i rossoneri e pizzicando 3 punti d'oro in una coda velenosissima. Parziale turnover in casa frentana, Gautieri sceglie Amabile tra i pali ritrovando però la difesa titolare. A centrocampo giovano Capece, Vastola e Volpe con la sorpresa Margarita esterno offensivo sinistro opposto a Chiricò, da lui ci si aspetterà qualcosa in più. In panchina Paghera e Turchi. Piacenza col 4-4-2 ordinato ma nulla più che osa col contagocce. L'approccio alla gara è ottimo, con Lanciano che pressa e dà ritmo alla manovra. Già al quinto su cross dalla destra Pavoletti spizza di testa con Mammarella al tiro fuori misura. Ottavo ed ecco il gol, splendido passaggio di Volpe a liberare Pavoletti in profondità. Il bomber di piatto destro batte il portiere Ivanov. Sembra l'inizio di una partita a senso unico. La Virtus continua ad avere il pieno dominio territoriale, ma in avanti si punge senza ferire e questo è un grave limite. 34esimo Pavoletti per Margarita con un avversario che interviene e per poco non realizza nella sua porta. Gli emiliani danno l'impressione di crescere nel finale di tempo, prima con un tiro che trova pronto Amabile, poi al 39esimo Giovio gira in tuffo di testa un pallone proveniente dalla destra, para l'estremo rossonero in corner. Sulla battuta Bertoncini arriva al tiro ma fuori misura. Ripresa, Monaco inserisce in avanti Foglia per Lisi, al nono numero in area di Chiricò, il suo tiro incrocia il braccio di un avversario, l'arbitro lascia proseguire. Uno svogliato Margarita lascia il campo a Turchi alla ricerca del raddoppio e di maggiore incisività sulle fasce. Sul fronte opposto entra Bombagi per Gavilan e Lanciano gioca ordinato ma non a forza penetrativa e il Piacenza rischia pochissimo. Al 18esimo il pallone per Pavoletti che cerca il destro a volo fuori misura. 10 minuti dopo è Turchi a lanciare Chiricò che controlla, tira di sinistro a giro fuori di poco. 30esimo azione corale, palla a Turchi e tracciante fuori.
Da questo momento il Lanciano si spegne, non ha più mordente e decide di perdere una partita ormai in pugno. Al 37esimo Ruggeri crossa dalla sinistra, ma Amabile esce male, perde il pallone su Volpe con la difesa immobile. Lo stesso Volpe di testa mette nel sacco con lo stupore generale. 1-1 e attenzione, perché la storia insegna che partite del genere, se non si vincono, facile poi che non portino punti. Il Lanciano sbanda, Gautieri inserisce Sarno per Vastola, ma è troppo tardi, con la Virtus sbilanciata e ferita a morte, più nella mente che sulle gambe. 48esimo, ultimo giro di lancette, azione sulla destra, sempre di Volpe che buca le maglie rossonere, serve in mezzo Giovio che deposita alle spalle di Amabile, questa volta poco colpevole. È finita, si tratta di una sconfitta pesantissima che in 10 minuti di ingenuità porta il Lanciano dalla possibile quarta solitaria posizione all'anonimato, fuori dalla zona playoff. E di più, pesa come un macigno sul morale di una squadra che è sembrata a pezzi nel finale. La gioventù e i suoi errori si pagano carissimo, ma stavolta bisognerà vedere quanto i ragazzi terribili sapranno reagire con forza e un pizzico di spavalderia. Se il Lanciano è grande, dovrà dimostrarlo ora, altrimenti basterà quota 41 e una salvezza che nessuno però vuole insipida. Per gli altri filmati, i commenti, le interviste, questa sera Virtus Lanciano conduce come sempre Enrico Giancristoforo. Ed ora ci sono i recuperi di Serie D giocati oggi, nessuna vittoria per le abruzzesi, attesa Val di Sangro Recanatese 1-1, Atletico Trivento Miglianico 2-1, Luco Canistro Olimpia Agnonese 0-1, Sant'Egidiese Civitanovese 1-1, nello stesso girone è stata giocata anche San Benedettese Isernia terminata 0-0. Per quanto riguarda invece il recupero di Eccellenza finisce 1-1 Castel di Sangro Rosetana. Ancora una pagina di sport, continua a parlare norvegese, il mondiale juniores di sci a Roccaraso, dopo il gigante femminile anche quello maschile finisce nella sacca degli scandinavi. Questa mattina sulla pista Lupo della Remogna si è imposto in mezzo alla nebbia il 17enne Erik Kristoffersen, dietro di lui il tedesco Thomas Dressen che ha vinto l'argento, precedendo lo sloveno Zan Kranjek, medaglia di bronzo. Poco brillanti gli azzurri, il miglior risultato è stato quello del valdostano Guglielmo Bosca che si è classificato al 20esimo posto e poi Andrea Ravelli che non è andato oltre la 23esima posizione. Ed è tutto per questa edizione del TG Max, grazie per l'attenzione, arrivederci.